storia del telefono, per esempio, la storia del telefonino, della voce disperata di quella ragazza di 20 anni, 22 anni, rapita dall'ISIS e resa schiava del sesso, è stata la prima storia che ho incontrato al confine tra il Kurdistan e l'Iraq. Ed ero, stavo girando queste macerie, alla fine l'ISIS si era sgretolato, c'era questa devastazione totale, c'erano stati questi bombardamenti, e lì sembra di essere veramente a Pompei, una specie di scavo archeologico, diciamo, quanti mila anni sono passati, invece sono tutto ridotto così nell'arco di una settimana, 10 giorni, non esisteva più un luogo, una città. E lì incontro questo ragazzo di 22 anni che mi racconta la storia della moglie rapita dall'ISIS, mi porta a casa sua, mi fa vedere questo telefono, mi fa ascoltare questi messaggi, erano 2 o 3 ore di messaggi, io non capivo assolutamente nulla, perché un'altra cosa difficile in questo film è stata la mancanza di lingua, io non parlavo l'arabo, non parlavo, era anche inutile che ci provassi, e quando giravo non avevo mai il traduttore a fianco, quindi sempre stato girare in maniera istintiva. Filmo questo telefono per avere questo suono e per anni mi sono portato dietro questi suoni. E ogni volta che tornavo in Iraq andavo lì e cercavo di coinvolgerlo in qualche modo, almeno per far parte di questa storia, per paura. L'ultima volta, quasi alla chiusura del film, erano passati 3 anni, torno in questa cittadina distrutta, lo rincontro, lui mi dice: guarda, sono passati 3 anni. Io adesso mi sono sposato, ho aspetto un figlio e non voglio sapere più nulla di questa storia. Però ti posso dire che la mamma, assieme ad altre 2 figlie, è stata liberata dall'ISIS recentemente, adesso vive in Germania. Quindi era il 28 febbraio, prima del lockdown, il film era concluso. Questa storia che durava per anni nella mia testa, questa voce, dove io non ero riuscito a collocarla nei vari montaggi, che io avevo cercato in maniera astratta di metterla, creando degli spazi dove questa voce era, però era finta, non c'era nessuna verità in questo, quindi è sempre stata un po' messa, rimessa questa voce. E finalmente dopo 3 anni incontro con la mamma a cui erano rivolte queste grida, queste urla di disperazione da parte di questa figlia, e passo con lei in Germania a Stoccarda una giornata intera, dalle 10 di mattina alle 6 di pomeriggio, dove lei mi racconta le cose peggiori che sono capitate in 3 anni prigioniera dall'ISIS. Io non riesco né a filmare, né a tirare fuori la cinepresa. E alla fine della giornata ero pronto ad andare via senza chiedere nemmeno parlare di questo progetto. Lei mi ha detto: ma visto che tu hai un telefono, c'è la voce di mia figlia, e io voglio essere testimone di questa cosa qui, perché non giriamo questo che tu vuoi? E quindi vedo una stanza buia che assomigliava, era un appartamento totalmente borghese, tedesco, fuori dai ricavi, non c'era assolutamente nulla che potesse richiamare il mondo che avevo filmato, tranne questa stanza da letto che era molto simile a queste coperte che sono un po' un tema nel film, queste coperte colorate, che vediamo a casa di Ali, vediamo delle varie situazioni. E c'era questa coperta qui tutta a fiori, e le chiedo se possiamo già in questa stanza, lei si siede lì, non c'era più luce, e le do il telefono e lei inizia a ascoltare tutti questi messaggi. E sono 2 inquadrature, una frontale e una laterale. E l'ultimo messaggio che lei ascolta è il messaggio in cui praticamente la figlia dice: forse questa sarà l'ultima telefonata, lei ha perso traccia completamente di questa ragazza. E c'è soltanto una lacrima che sceglie ed è un silenzio struggente. E lì chiudo, dico: basta, ho bisogno soltanto di questo. Quindi dopo 3 anni si sono incontrate queste 2 storie, questo per dirti del tempo come fondamentale e dell'attesa. Quindi quando tu mi chiedi di creare quello senso di spesamento, sì, è perché il senso, io vorrei che poi il punto di vista mio, come era in bocca questo punto di vista, poi su questa barca volevo che fossero gli spettatori entrare in questa barca e accogliere il mio punto di vista, così in questo film spero che il pubblico possa accogliere quello del mio punto di vista e far parte attraverso l'esperienza personale di questo viaggio che è durato 3 anni. Per me totalmente, io ancora adesso faccio fatica a capire
quei luoghi, a capire il perché, a capire quelle guerre.